Ho già fatto un altro incontro su State con, e ringrazio veramente, diciamo, l'operatività del movimento animalista che accompagna questa campagna elettorale, in particolare accompagna il nostro partito Forza Italia in maniera, devo dire, convinta e concreta. E ritengo che sia importante per la politica oggi avere al fianco associazioni, movimenti che comunque esprimono determinate prerogative che molto spesso la politica trascura. Quindi il fatto stesso che il movimento animalista abbia in maniera convinta, diciamo, sposato la linea di Forza Italia è un fatto importante che dà concretezza alla politica di un partito. Diciamo che in questo caso parlare della concretezza ritengo che sia molto importante, soprattutto in questa città, perché io veramente rimango sconcertato quando sento purtroppo ancora questo grido di protesta che io, attenzione, rispetto nei confronti della politica, di tutto ciò che in realtà fino ad oggi purtroppo ci ha accompagnato in maniera negativa. Però rimango sconcertato perché questa città in particolare ormai non ha più bisogno della protesta. Ormai questa città è una città che probabilmente non ha nemmeno più la voce per protestare. Io non ho più voce per gridare il mio sdegno rispetto a tutto quello che fino adesso questa città ha subito. Quindi io non riesco a comprendere ancora come mai noi dobbiamo permetterci come città di protestare. Noi dobbiamo arrivare ai fatti, noi dobbiamo arrivare a chiedere con forza, non con la protesta, con forza alla politica, ai partiti e al centrodestra che sicuramente andrà al governo di questa nazione, noi dobbiamo chiedere un risarcimento globale per questa città. Basta con i tavoli, con l'Emiliano e il Melucci della situazione che devono fare le loro lotte per l'Ilva, perché devono prendere la supremazia nel PD. Basta. Io ripeto, ritengo che questa città oggi debba dire solamente una parola: basta. Ma per dire basta bisogna votare, bisogna esprimere il voto. Noi non possiamo permettere che questa città venga ancora rappresentata dal 30% da un sindaco che è stato eletto col 30% di questa città. Non è possibile. Questa città, per dire basta, deve barrare la croce su un simbolo. Ma a me sta anche bene barrare quello che si vuole, ma che sia un simbolo di un partito, e spero non di un movimento come il 5 Stelle vacuo, che presenta 4-5 ministri presi dalla strada, che presenta un ministro dello sport oggi che ha fatto un nuoto. Ma di che cosa stiamo parlando? Allora, io dico,